per averci raggiunto, per essere stati puntualissimi, peraltro. E a questo punto io direi che proprio perché i tempi sono stretti, chiederei a Nello di aprire la sua webcam, di iniziare ad aprire il suo microfono, così dal momento che una buona parte, insomma, più della metà degli utenti che si sono iscritti al webinar sono stati appunto puntualissimi e sono già in aula. A questo punto io direi che posso passare la parola a Nello per l'apertura di questo webinar, per il primo dei tanti interventi che abbiamo oggi. Nello, a te la Grazie, parola. vi parlo subito appunto della consultazione. Ho visto nella chat c'era un ricordo della presidente della Calabria che ci ha lasciato, che non c'è più, e quindi mi associo alla considerazione della giornata triste per questo. Allora, su Repubblica Digitale noi cercheremo di dare in questi minuti un po' di informazioni utili alla partecipazione alla consultazione sulla strategia nazionale per le competenze digitali. Quindi molto brevemente diremo perché è importante, strategico per il Paese il tema delle competenze digitali, cos'è Repubblica Digitale, da dove nasce e in qualche modo come si compone, come si articola l'iniziativa in questo momento e quali sono gli obiettivi della consultazione. Poi iniziamo ad aprire sulla definizione della strategia e quindi relativo piano operativo che poi verrà approfondito dai successivi relatori. Il sito Repubblica Digitale, dove via via potete trovare non soltanto tutti i progetti che aderiscono, ma anche informazioni sulle iniziative che stiamo avviando, è quello che vedete: Repubblica Digitale, innovazionegov.it. Il contesto, stando ovviamente ai dati del 2019, per quanto riguarda l'Italia, vede un gap sul tema delle competenze digitali molto pronunciato sia nei paesi europei, ma pronunciato già in valori assoluti. Secondo appunto la rilevazione Istat, circa il 30%, ad esempio, dei giovani da 16 a 24 anni, utente di internet, non ha competenze digitali, di base, e quindi in qualche modo non riesce a utilizzare le opportunità della rete. Questo, ha un impatto ovviamente anche sulla possibilità, sulle potenzialità anche professionali di inserimento nel mondo del lavoro, ma di essere proattivi, ovviamente, sia dal punto di vista sociale che economico e del lavoro. E via via che si va nelle fasce d'età più alta, questo gap, questa difficoltà di utilizzare la rete al meglio diventa sicuramente importante. Alcuni numeri che possono dare un'idea più chiara della dimensione del fenomeno che abbiamo in Italia, stando ovviamente ai dati 2019, probabilmente sono un po' migliorati, però diciamo abbiamo 26 milioni di italiani a rischio di esclusione digitali, quindi che non hanno competenze digitali di base sufficienti. Tra questi c'è 11 milioni che non utilizzano internet e se guardiamo a coloro che hanno invece le competenze digitali di base, vediamo come ci sia una percentuale ancora da far crescere che hanno le competenze digitali avanzate, sono 9 milioni in questo momento. Quindi è un contesto in cui l'intervento deve essere sicuramente significativo con un impatto molto, molto forte. E la Commissione europea nel rapporto DESI questo ce lo ha consigliato, suggerito in maniera evidente più volte.
Non so perché vada avanti da sola la presentazione. E in particolare nel 2018, nel 2019 ha puntualizzato la necessità di una strategia complessiva che doveva avere l'Italia per riuscire ad affrontare questo problema appunto dalle grandi dimensioni. Soltanto nel 2020, proprio perché nelle interlocuzioni che abbiamo avuto con la Commissione europea aveva cognizione del fatto che stavamo lavorando proprio per definire una strategia complessiva, ha invece sospeso la critica su questo punto e invece semplicemente incoraggiando la definizione di iniziative che fossero effettivamente organiche e significative, anche guardando alle competenze digitali avanzate, che naturalmente rappresentano un'area importante di sviluppo sia a livello sociale sia a livello economico. Cos'è adesso Repubblica Digitale? Repubblica Digitale è un'iniziativa che contiene da una parte le attività che vengono coordinate dal Comitato Tecnico Guida, che è un comitato multi-stakeholder con rappresentanti di istituzioni pubbliche, ma anche private, di associazioni, mondo dell'università, della ricerca e dell'impresa, ovviamente anche associazioni di cittadini, e con collaborazione importante da parte del mondo dell'università e dell'impresa. E questo comitato coordina le attività e quindi ha elaborato anche la strategia nazionale, ovviamente in un ambito di un processo partecipato che continua anche con la consultazione. E dall'altra parte invece abbiamo una coalizione nazionale che vede aderenti organizzazioni pubbliche e private del terzo settore che adesso è arrivato a 150 iniziative aderenti, gran parte delle principali iniziative che sono in atto in Italia sul fronte delle competenze digitali a 360 gradi e che hanno rispetto al 2020 un obiettivo di 3,7 milioni di beneficiari, quindi hanno un impatto abbastanza significativo rispetto alla popolazione tutta, ovviamente con focus differenziati rispetto a studenti piuttosto che a cittadini e lavoratori. La consultazione che abbiamo aperto ha due fasi principali, come spiegherà poi anche Gianfranco Andriola alla fine. La prima è focalizzata su contributi che possono essere utili per la definizione del piano operativo della strategia che è stata approvata a luglio. E dall'altra parte, invece, nella seconda fase, quindi quando avremo a quel punto definito la prima versione del piano operativo, invece per avere spunti, contributi, suggerimenti per l'evoluzione tanto del piano operativo che anche della strategia stessa, perché pensiamo che alla fine del 2020, con i dati aggiornati al 2020, sarà necessario fare qualche riflessione anche per capire anche come affinare meglio alcune linee di intervento. E quindi, diciamo, ci situiamo nell'ambito della strategia che ha principalmente questi obiettivi. Da un lato quello dell'inclusione digitale, dall'altro quello della formazione, dello sviluppo delle competenze nel ciclo dell'istruzione e la formazione superiore, un focus sulle competenze specialistiche ICT e poi in generale per tutto il mondo del lavoro sia privato che pubblico in una logica di riqualificazione, ma anche di spinta e acquisizione di nuove competenze per i nuovi lavori, per essere protagonisti nel definire le nuove professioni. E poi ovviamente c'è tutta la parte di competenze digitali chiave per appunto le nuove tecnologie che è sempre più importante
acquisire per avere, per conseguire poi anche quella autonomia e indipendenza anche a livello di sistema paese. In questa logica, la strategia si è strutturata su quattro assi di intervento e tra l'altro il documento della strategia è reperibile sia sul sito di Repubblica Digitale sia sul sito della consultazione e abbiamo definito quindi questi quattro assi di intervento che sono simili a quelli che ha definito la Commissione europea per i suoi pilastri rispetto alle competenze digitali e quindi abbiamo un ciclo di istruzione e formazione superiore che è il focus del primo asse e qui abbiamo sull'istruzione il coordinamento delle iniziative da parte del Ministero dell'Istruzione e per la formazione superiore da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, però la cosa importante è che appunto queste iniziative sono strettamente correlate e viste in modo organico. L'altro asse è forza lavoro attiva, guardando sia all'ambito inoccupati, privato e anche pubblico, e quindi sulle diverse aree abbiamo da una parte il coordinamento delle iniziative da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e invece per quanto riguarda il settore pubblico dal Ministero della Pubblica Amministrazione. Poi c'è tutto l'area delle competenze specialistiche ICT che dobbiamo coltivare e di cui sentiremo appunto quali sono già le iniziative che si pensa di mettere in campo e abbiamo da un lato il Ministero dell'Università e Ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico che ovviamente concorrono perché entrambe le aree di competenza sono quelle che portano effettivamente poi al risultato organico su questo fronte. E poi c'è la parte, l'asse sui cittadini che appunto ha il coordinamento del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione che è l'asse su cui appunto abbiamo un gap notevole su cui appunto le iniziative sono anche molto articolate e spingono diciamo su più fronti e anche con una relazione forte con più soggetti. La strategia nel momento in cui si traduce in azione e quindi in piano operativo attraverso delle linee di intervento che già quindi sono state definite, ha dato anche delle indicazioni per come devono essere definite le azioni. E devono essere interventi di sistema, trasversali, organici, devono essere ad ampio impatto, ma devono anche essere di rapida concretizzazione. Devono essere basati su framework consolidati perché vogliamo riusare al massimo quello che già è stato realizzato e le iniziative che già sono state definite, su cui vogliamo sicuramente avere una valorizzazione, vogliamo ottenere una valorizzazione, e dall'altra parte vogliamo che tutte queste iniziative ci permettano di capire se effettivamente stiamo andando nella direzione giusta, e quindi con obiettivi che siano misurabili e che permettano effettivamente anche di far sì che questo piano, questa strategia ci permette di condurre il paese verso un superamento del gap e anzi per avere un impatto sullo sviluppo delle competenze digitali in senso complessivo tale da poter contribuire alla crescita sociale ed economica del paese. Io ho finito. Gianfranco. Nello, grazie mille, grazie per questa prima parte di intervento. Ne approfitto per dire a tutti che le slide che appena ti ho visto che sono molto, cioè fanno una grande sistematizzazione e sono molto preziose rispetto al tema della strategia digitale, della strategia per le competenze digitali e del piano operativo che segue, saranno disponibili sulla piattaforma Eventi PA, la stessa piattaforma, sulla stessa pagina a cui vi siete iscritti a questo webinar, quindi avrete modo, volendo approfondire le slide che abbiamo utilizzato Nello, avrete modo di scaricarle di qui a un po'. Fatto questo brevissimo passaggio, chiederei alla dottoressa Elisa Pintus di aprire il suo microfono, perché non so se abbia la webcam.
Credo che l'abbia aperto, sento un lieve ritorno. Credo che l'abbia aperto, sento un lieve Perfetto, ritorno. Ho allora aperto, buongiorno a le tutti, lascio ci la sono. parola, chiudo il mio e ci rivediamo tra 10 minuti. D'accordo, grazie, grazie, buongiorno a tutti, anche io sono lieta di dialogare con voi e anche di portare, come dire, la testimonianza del Ministero dell'Istruzione e del lavoro che stiamo facendo come coalizione per innovare nel Paese in generale. Allora, entro subito nel merito dell'ambito di riflessione che mi concerne. Faccio parte dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'Istruzione che diciamo, ha preso in carico la responsabilità di lavorare su quest'area progettuale così importante. Una considerazione iniziale che mi preme fare, noi iniziamo a interagire prima in qualche modo della vera esplosione di Covid-19 e di fatto tutto ciò che è accaduto in questi mesi è stato patrimonializzato. Sembrerà un'ironia, ma in realtà una parte rilevante delle riflessioni ha riguardato il modo in cui questa esperienza nel paese è diventata pratica, è diventata comportamento reale e quindi evidentemente nel Ministero dell'Istruzione questo ha significato cercare di mettere in chiaro tutti gli ambiti di criticità, come si dice in termini economico-aziendali, rispetto allo stress test che si viveva. L'asse di intervento che ci vede coinvolti in prima battuta, anche se ovviamente interlochiamo rispetto agli altri ambiti e specificamente in quello sulla cittadinanza digitale, perché c'è tutta una parte di azione di regia e di policy del Ministero dell'Istruzione che evidentemente ha a che fare con l'educazione per gli adulti, per i cittadini. Però l'asse di intervento prioritario per noi, quello strategico, quello che concerne l'istruzione, specificamente la situazione attuale ci fa comprendere, lo sapevamo evidentemente, che l'Italia e il sistema scolastico, il settore dell'education era in ritardo. Quindi noi abbiamo cercato, come dire, di aderire per quanto era possibile con entusiasmo all'iniziativa di Repubblica Digitale, nella piena consapevolezza che la definizione di una strategia nazionale per le competenze digitali rappresenti una priorità. Quindi è un ambito di policy fondamentale da cui deriva evidentemente quando si ha un approccio manageriale all'interno di un ministero, il sistema delle azioni, degli obiettivi generali, dei meccanismi di valutazione del raggiungimento degli obiettivi e via di seguito. Come abbiamo agito come ufficio di gabinetto, cercando di coinvolgere al massimo la macchina amministrativa, il sistema di management interno, oltre che interloquendo continuamente anche con il vertice politico. Quindi lo dico come un aspetto, come dire, come una interlocuzione a vantaggio delle riflessioni di ognuno. Abbiamo cercato di avere un modo di ragionare che non replicasse il sistema ormai datato delle pubbliche amministrazioni che vanno per compartimenti stagni. Quindi abbiamo cercato di interagire a tutti i livelli creando le migliori condizioni di condivisione poi di questo lavoro che ritornava in chiaro negli assi di intervento. Così come posso dire con la stessa tensione che il Ministero ha goduto del coinvolgimento degli stakeholder chiamati a partecipare ai lavori del Comitato Guida, così come lo declinava Nello Iacono prima di me, perché come dire, l'agire con questo approccio di coinvolgimento degli stakeholder è ormai il sistema che le pubbliche amministrazioni devono avere se vogliono fare governance multilivello, se vogliono capire come può essere costruito il sistema delle decisioni e poi portato
rispetto agli utenti finali dei servizi, che nel nostro caso evidentemente sono gli studenti, i docenti e tutto il mondo scolastico nel suo complesso. Le priorità che noi abbiamo voluto sistematizzare erano certamente quella di promuovere nei docenti la cultura della sicurezza informatica con tutto quello che questo comporta, garantire l'uso consapevole da parte dei docenti e degli studenti degli strumenti di informazione e di comunicazione, altro aspetto secondo noi strategico, perché ancora l'uso possiamo dire non è consapevole, c'è una cultura molto confliggente rispetto a che cosa si intende per uso consapevole e c'è anche un misuse, possiamo dirlo, degli strumenti del digitale. Così come un altro aspetto fondamentale è quello dell'accesso ai servizi di connettività a banda larga a tutte le scuole sul territorio italiano. Aggiungo che con il MID lavoriamo anche per altri ambiti progettuali e sono tutti tesi a includere evidentemente, quindi a utilizzare una delle priorità politiche che oggi sono proprie del Ministero dell'Istruzione. Altro ambito fondamentale è quello dell'impiegare maggiori strumenti per il potenziamento delle tecnologie didattiche. Quindi si riflette, si ragiona, ma anche si sta attuando già oggi nel Ministero e quindi è certamente un asse di intervento sul quale lavoriamo in modo prioritario, quello di, ripeto, far tesoro dello stress test e potenziare questo tema degli approcci alla didattica. Così come un altro ambito privilegiato, posso dirlo anche con un'attenzione alla collaborazione fortissima, che è un altro aspetto virtuoso che emerge da questo progetto, collaborazione fortissima con il Ministero dell'Università e della Ricerca, a strutturare i sistemi di valutazione e certificazione, oltre che a condividere evidentemente con il Ministero dell'Università e della Ricerca ambiti di collaborazione ulteriori e verticalizzazioni. Altro aspetto per noi fondamentale è quello di promuovere percorsi formativi efficaci, quindi a tutti i livelli noi stiamo cercando di lavorare su questo ambito. La formazione è oggi, lo dice anche il Recovery Fund, un sistema che dovrebbe durare per tutta la vita in un ambito critico, strategicamente fondamentale come quello dell'innovazione digitale, lo è dal mio punto di vista ancora di più, quindi noi stiamo intervenendo. Posso dire che per chiudere, ci sono ancora solo 2 minuti, che credo che fondamentale sia lo spazio che in questo asse di intervento, ma in realtà in tutto il progetto di Repubblica Digitale, si dà alla valutazione del progetto stesso. Quindi ha un meccanismo di condivisione che va oltre il sistema paese e quindi ci mette in confronto, spero competizione positiva, come si dice, con gli altri paesi, quindi che si metta in chiaro lo sforzo notevole che il Paese e nel nostro caso il Ministero dell'Istruzione sta facendo. E poi l'altro aspetto che mi piace portare alla vostra attenzione come elemento sul quale noi come Ministero dell'Istruzione stiamo lavorando tantissimo è l'impatto. Io credo che sia uno degli aspetti più importanti che tra l'altro chiude il circolo virtuoso del progetto, che siamo partiti dal sottolineare l'approccio di coinvolgimento degli stakeholder, segnalo che valutare l'impatto è quanto di più virtuoso ci possa essere rispetto al coinvolgimento degli stakeholder. Quindi il fatto che i ministeri stiano lavorando su affinamenti, su costruzioni ad hoc o su ulteriori meccanismi che consentano di valutare l'impatto è, dal mio punto di vista,
l'ambito di posizionamento strategico più rilevante del progetto, perché è ciò che ci consente davvero di comprendere se stiamo lavorando bene, se dobbiamo migliorare, se dobbiamo affinare, se dobbiamo ridefinire alcune delle aree di attività, alcune delle priorità, alcune delle linee di intervento. Grazie. Grazie mille. Noi passiamo ancora grazie alla dottoressa Elisa Pintus. Ci sarebbe stato un intervento di Nicola Mazzocca che mi sa abbia qualche problema di connessione, quindi possiamo scalare all'intervento successivo di Daniel De Vito. Daniel, se hai modo di aprire la tua webcam e il tuo microfono, io eccoti. Eccomi, mi sentite? Sì, ti sentiamo forte e chiaro, a te la parola. Mi aiuti a capire se questa è la slide su cui avresti parlato, giusto? No, non è questa, è quella relativa alla forza lavorativa. Aspetta che la trovo subito. Ecco, Eccola settore qui. A privato, sì. te la parola. Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori e buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano. Allora, io cercherò di sfruttare al massimo questi 10 minuti per entrare un po' nel merito delle singole progettualità che caratterizzano l'asse di intervento relativo alla forza lavorativa. Poi chiaramente rinvio per approfondimenti a tutto il materiale che verrà caricato sul sito di Repubblica Digitale. Però qualche elemento di dettaglio lo voglio fornire già ora, anche dando una visione sui prossimi passi che faremo soprattutto nelle prossime settimane e con la programmazione della manovra di bilancio. Allora, non mi soffermo chiaramente sui numeri, cioè sullo stato attuale che caratterizza il nostro paese quanto a capacità, competenze e nel mondo per quanto riguarda appunto il settore digitale. Sappiamo bene del ritardo italiano sia sotto il profilo delle capacità e competenze digitali, sia interno alle imprese che tra i cittadini, così come sappiamo bene del ritardo italiano in tema di investimenti in innovazione e ricerca e sviluppo. Quindi partendo da questi due gap che caratterizzano il nostro paese, la strategia ha come finalità quello chiaramente di colmarli e individuare le linee di azione più proficue e opportune per adeguarci alla media degli investimenti e alle capacità che caratterizzano gli altri competitors europei. Ora, fatta questa premessa, le linee di intervento sono sostanzialmente due. Da un lato si guarda come poter Dovrebbe riattivare il microfono anche. Temo che noi continuiamo a non sentirla. No, io non sento, no, continua a non sentirsi, Daniel. È il tastino esattamente accanto a quello da cui hai aperto la tua webcam. Perfetto, perfetto. Ora, perché siamo collegati col wifi, quindi potrebbero anche esserci problemi di linea. Allora, stavo dicendo, sono due le linee di intervento. Da un lato, incentivare la domanda di innovazione da parte delle imprese. Dall'altro lato, accrescere le capacità e le conoscenze digitali all'interno delle imprese. Questa, diciamo, la seconda parte, cioè il secondo filone, quello dell'accrescimento delle capacità e conoscenze digitali, è chiaramente, personalmente lo ritengo molto più importante del primo, perché è ovvio che noi possiamo fornire tutti gli strumenti e tutti gli incentivi alle imprese per migliorare i processi produttivi e quindi innovare
le produzioni, però è chiaro che poi l'imprenditore deve anche conoscere e sapere come sfruttarle, perché sennò chiaramente è tutto inutile. Quindi quanto alle capacità, all'accrescimento delle capacità e delle conoscenze digitali, gli interventi riguarderanno soprattutto due aspetti: da un lato quello del potenziamento del network dell'innovazione, quindi tutti i servizi che diversi soggetti oggi già presenti sulla scena, tra cui ad esempio i Competence Center, gli ITS, i Digital Innovation Hub, i PID, che caratterizzano quindi il cosiddetto network 4.0. Andremo quindi a potenziare l'offerta di servizi e a stimolare quanto più possibile il rapporto tra tali centri e le imprese, coinvolgendo, indirizzando sempre più le imprese verso appunto le informazioni, il set di informazioni e di servizi che tali centri possono appunto erogare. Questo per far sì sia di consentire una crescita interna alle imprese delle competenze e capacità digitali, quindi guardando ai lavoratori, ma anche in molti casi a crescere le competenze dello stesso imprenditore. Quindi, lato accrescimento delle competenze, sicuramente il network dovrà fare la differenza. E bisognerà guardare sotto questo aspetto non soltanto, anzi, soprattutto a quelle imprese che di fatto ancora non hanno ancora avuto un approccio con il digitale, perché chiaramente noi abbiamo un panorama di fronte caratterizzato da imprese già tecnologicamente avanzate, imprese che hanno avviato processi digitali, ma che ancora non sono in grado di sfruttarli appieno, e imprese che addirittura non hanno ancora avviato neanche un processo di digitalizzazione di base. Quindi noi dobbiamo lavorare su questi tre livelli e accrescere su tutti e tre i livelli le competenze e le capacità. Chiaramente, oltre alla formazione, serve anche uno stimolo agli investimenti. E anche qui, guardando ai tre segmenti che dicevo, imprese digitalizzate, imprese tecnologicamente avanzate e imprese che ancora non hanno avviato processi di digitalizzazione, gli interventi di sostegno agli investimenti devono guardare a tutti e tre i segmenti. Ovviamente lo strumento di incentivo all'investimento è ovviamente la classica finanza, quella che viene definita finanza agevolata. Si attua attraverso solitamente, anzi, principalmente attraverso due strumenti. Da un lato la leva fiscale, e qui tutti i crediti di imposta 4.0, già introdotti negli anni scorsi e che soprattutto nelle ultime due leggi di bilancio sono stati molto potenziati e verranno ulteriormente potenziati nella prossima manovra di bilancio. Dobbiamo cercare appunto di diffonderli quanto più possibile tra le imprese, perché rappresentano sicuramente una leva fondamentale per sostenere gli investimenti in innovazione, ma anche ricerca e sviluppo da parte delle imprese. I margini per migliorarli ci sono ancora. Pensate che oggi, ad esempio, mentre è forte la leva per quanto riguarda gli investimenti nelle tecnologie avanzate, soprattutto quelle in ambito 4.0, un'impresa che decida di fare investimenti per realizzare una piattaforma di e-commerce sembra strano, ma di fatto non è ancora incentivata. E quindi dobbiamo in qualche modo allargare ulteriormente le maglie del credito d'imposta e trasferirlo anche a settori, non solo quelli relativi al manifatturiero, ma anche quello dei servizi, del commercio, dell'artigianato, e consentire un po' a tutte le imprese di accedere appunto alla digitalizzazione. Chiaramente dobbiamo. Poi c'è l'altro tema, che è quello legato non alla leva fiscale, ma agli strumenti tipicamente finanziari, che sono caratterizzate praticamente da strumenti tipici come la finanziamenti agevolati e i contributi a fondo perduto. Bisogna in qualche modo, a mio avviso, imparare a guardarli insieme i due strumenti, cioè da un lato i crediti fiscali e dall'altro lato i finanziamenti agevolati, perché dalla combinazione dei due strumenti è chiaro che si potenzia l'effetto leva sugli investimenti per le imprese. Pensate che se si va a combinare il credito d'imposta 4.0 per l'acquisto, ad esempio, dei macchinari o beni strumentali, sia 4.0 che non, con lo strumento finanziario del fondo perduto,
o del finanziamento agevolato attraverso, ad esempio, la nuova Sabatini o in prospettiva futura il nuovo bando che uscirà sulla Digital Transformation, addirittura un'impresa avrà la possibilità di coprire oltre il 70% dell'investimento. Quindi questi sono numeri e strumenti sui quali bisogna nei prossimi mesi favorire un'adeguata ed efficace informazione da parte delle imprese, perché spesso purtroppo è così, ci stiamo rendendo conto che le imprese non sono a conoscenza di questi strumenti e soprattutto delle capacità che tali strumenti hanno nel sostenere gli investimenti. E questo, anche questo ovviamente è un tema legato alla formazione, cioè gli strumenti ne abbiamo e a mio avviso ne sono anche tanti, e uno dei meriti della strategia elaborata è quello soprattutto quello di averli messi diciamo a sistema e quindi aver dato un'organicità ai diversi strumenti già esistenti. Il compito che è quello che ritengo più arduo, è proprio quello di diffonderlo all'interno dei settori produttivi, per mettere quante più imprese in condizione di poter innovare i propri processi e conoscere appunto l'efficacia dell'utilizzo di determinate tecnologie e sfruttarle al meglio per accrescere la competitività della stessa impresa. È chiaro che poi bisogna guardare anche diciamo in prospettiva un pochino più di medio-lungo periodo, e mi riferisco soprattutto alle tecnologie del futuro. Anche qui ci sono diverse iniziative che caratterizzano la strategia, tra cui appunto la domanda, gli incentivi legati appunto alla domanda pubblica intelligente, così come la creazione di centri di eccellenza sulle tecnologie del futuro, la blockchain, IoT, intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche. Quindi anche questo è un filone che oggi dobbiamo perseguire e anche qui dobbiamo favorire gli investimenti, soprattutto da parte di quelle imprese tecnologicamente avanzate, ma che poi sono da traino per tutte le filiere di produzione. E da ultimo è chiaro che poi tutte queste imprese dovranno diventare, io le definisco, utilizzo un'affermazione spesso utilizzata, ho concluso diciamo i miei minuti, ma rubo soltanto questo 30 secondi. È chiaro che tutte queste imprese dovranno diventare le prime fornitrici, no, della pubblica amministrazione. Quindi anche qui il ruolo della pubblica amministrazione deve essere fondamentale per cercare in qualche modo di stimolare l'innovazione delle imprese e la ricerca e la crescita delle idee da parte delle imprese, soprattutto quelle più innovative, quindi mi riferisco soprattutto alle start-up. E qui tutti i bandi relativi alla domanda pubblica intelligente potranno fare sicuramente la differenza nei mesi a venire. Grazie mille Daniel, grazie per il tuo intervento. Io chiedo a, credo, Valentina Albano di aprire il suo microfono e la sua webcam. Nel frattempo faccio un brevissimo inciso: l'intervento successivo sarebbe dovuto essere quello di Nicola Mazzocca, ma credo che abbia qualche problema di connessione, quindi proviamo a sentire se c'è Valentina. Che vedo che ha aperto il microfono, sta per aprire la sua webcam. Anche qui, prima di passare la parola a Valentina, ciao Valentina, ben trovata. L'intervento previsto era quello di Sauro Angeletti, che credo abbia avuto un contrattempo, insomma, non abbia modo di raggiungerci oggi, e mentre l'intervento lo tiene Valentina, che dovreste vedere a Sì, breve. Ti sento, ma non ti buongiorno vedo. Gianfranco, ho un po' di problemi con la webcam. Ecco, perfetto, mi vedete? Sì, ti Purtroppo vediamo. questa mattina siamo in profondo cambiamento, in profonda anche difficoltà di gestione degli strumenti. Allora, innanzitutto volevo portare, diciamo, a tutti i presenti i saluti e le scuse del dottor Angeletti, che avrebbe dovuto, diciamo, presenziare, anzi aveva iniziato a presenziare a questo incontro, ma purtroppo è stato richiamato urgentemente dal gabinetto. Ovviamente, sapete, questi sono dei giorni un po' complessi anche nell'ottica, diciamo, di definire completamente il recovery fund, per cui purtroppo non ha potuto essere, diciamo, non ha potuto partecipare e fare appunto il suo contributo.
E di conseguenza, appunto, lo sostituirò io. Io sono Valentina Albano e collaboro da qualche anno con il Dipartimento della Funzione Pubblica su diversi temi, in particolare su quello delle competenze digitali. E quindi in questi pochi minuti a disposizione voglio giusto inquadrarvi il ragionamento e il percorso che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il supporto, diciamo, delle altre amministrazioni, in quanto coordinatore del gruppo di lavoro settore pubblico, ha svolto per arrivare alla definizione della strategia e adesso al lavoro sul piano operativo. Ora, una piccola premessa è d'obbligo. In questo periodo, ancor più forse che nel passato, il tema del capitale umano è un tema assolutamente chiave rientra nelle priorità del Ministro della Pubblica Amministrazione e ovviamente nell'attività operativa del Dipartimento. Infatti è uno degli elementi chiave del programma di innovazione strategica della PA che il Ministro ha presentato nei giorni scorsi, così come al cuore del piano di ripresa e resilienza su cui si sta lavorando in questi giorni. Ma non solo, la stessa riorganizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica avvenuta proprio in questi giorni, diciamo nella metà di settembre, è diventata operativa, dà piena evidenza di questo aspetto. Infatti l'ufficio, tra l'altro diretto appunto dal direttore Angeletti, è un ufficio dedicato allo sviluppo delle competenze e si affianca ad un altro ufficio dedicato alle politiche di reclutamento. Quindi sviluppo delle competenze e reclutamento ancor più diventano elementi chiavi del Dipartimento. All'interno ovviamente del tema dello sviluppo del capitale umano, le competenze digitali hanno un ruolo chiave. Questo perché? Perché è evidente che rappresentano un elemento essenziale per dar vita a tutti quegli altri interventi di cambiamento che si sta provando a portare avanti nel settore pubblico. Ovviamente è un elemento chiave per l'attuazione della strategia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, che ha avuto già un importante passo avanti con la definizione di una strategia unitaria, un piano triennale per l'informatica che ormai è arrivata alla sua terza formulazione. Ovviamente è fondamentale per dare attuazione a quegli strumenti e anche quelle regole che sono introdotte da ultima, ad esempio dal decreto semplificazione, che ha ulteriormente rafforzato l'importanza di dare seguito e attuazione al principio del one soli, quindi la possibilità per i cittadini nell'interazione con le amministrazioni di evitare di dover presentare le stesse informazioni già di possesso dalle pubbliche amministrazioni grazie all'integrazione delle banche dati. Ma ovviamente le competenze digitali sono fondamentali per dare vita al lavoro agile, che sappiamo è stata un'esigenza in questa situazione emergenziale, ma sicuramente deve affermarsi come una delle pratiche di lavoro più diffuse anche nel settore pubblico. Quindi ovviamente l'investimento e il lavoro sulle competenze digitali a tutti i livelli della pubblica amministrazione diventa una priorità assolutamente imprescindibile. Lo era già, ma ormai non possiamo più diciamo, procrastinare questo impegno. E quando si parla di competenze digitali ci piace tra l'altro riprendere una riflessione portata avanti dall'OCSE dal 2018 in poi, riproposta in diversi documenti, vale a dire che la trasformazione della pubblica amministrazione interessa diversi ambiti di competenze digitali. Sicuramente quelle delle competenze manageriali e di leadership, quindi dei dirigenti che devono guidare il percorso di cambiamento, sicuramente le competenze specialistiche, se ne parlava anche prima, ovviamente che riguardano le competenze sulle tecnologie di frontiera da applicare anche al settore pubblico. Ovviamente le competenze di base legate agli strumenti in uso, diciamo classici strumenti di informatica che sono comuni ai cittadini quanto ai dipendenti pubblici quanto ai lavoratori di qualunque altro settore lavorativo. Ma a queste si aggiunge anche una quarta sfera di competenze, quelle che l'OCSE definisce complementari, vale a dire una sfera di competenze che sono tipiche del contesto lavorativo del dipendente pubblico, perché legate alle regole e agli strumenti che sono in essere nel settore pubblico. Ora, sappiamo tutti che diciamo che l'informatica nel settore pubblico è fortemente regolata, da primo con il codice di amministrazione digitale, che introduce delle regole che sono anche peculiari della pubblica amministrazione, ancor più della pubblica amministrazione italiana.
E quindi, diciamo, nella formulazione delle priorità e delle linee di intervento della strategia, la funzione pubblica ha ragionato proprio nel andare a intervenire su tutti questi quattro ambiti di competenze, quindi sui tre target principali, quindi il dirigente, gli specialisti IT e ovviamente tutti i dipendenti pubblici non specialisti. Perché sappiamo bene, è inutile, diciamo, ripetere anche, se vogliamo anche infilare il coltello nella piaga nell'evidenziare quanto i dati dimostrano come ci sia una forte carenza nel settore pubblico. Diciamo, i dipendenti hanno un'età medio-alta, il livello di istruzione non è particolarmente elevato e la formazione su vari ambiti e anche su quello del digitale risulta essere molto, diciamo, molto carente rispetto alle esigenze. Quindi è evidente che in questo quadro particolare è importante, o meglio, le priorità di intervento sono state sostanzialmente due, quello legato all'acquisizione di nuovi talenti e quella legata alla formazione del personale che già lavora nella pubblica amministrazione e che rimarrà, diciamo, nell'amministrazione per ancora molto tempo. Infatti, se vedete, diciamo, dalla slide le linee di intervento, di fatto replicano, diciamo, meglio, articolano questa ripartizione, quindi reclutamento e formazione, rispetto ai diversi target del settore pubblico. Per cui parliamo di interventi, o meglio, di valorizzare le competenze manageriali, insieme alle competenze digitali in fronte manageriale, insieme alle competenze legate alle soft skill nei percorsi di reclutamento, e quindi parlo in primis del lavoro che si sta facendo rispetto al corso concorso della SNA, e quindi di valorizzare profili professionali che non siano soltanto di tipo amministrativo-giuridico, ma quindi di dare maggiore spazio anche alle competenze di tipo digitale. Ovviamente le procedure assunzionali del personale non dipendente pubblico e su questo proprio in questi giorni sono stati pubblicati degli schema tipo da parte della funzione pubblica proprio che valorizzano ulteriormente il ruolo del digitale, diciamo, in questo tipo di percorsi. La formazione ovviamente è un altro elemento essenziale, dicevamo prima, formazione a tutti i livelli, quindi competenze di base e competenze, dicevamo, specifiche per i dipendenti della pubblica amministrazione. Ma anche la necessità di attivare forme di interazione più strette rispetto al passato con il settore della ricerca e con il settore dell'università e anche con il settore imprenditoriale per creare, diciamo, dei momenti di scambio, di riflessione comune su come siano state affrontate criticità legate all'innovazione e al cambiamento in contesti diversi che possano dare degli utili spunti anche al settore della pubblica amministrazione, quindi per stimolare, diciamo, la creatività e stimolare, diciamo, la riflessione sia nei confronti, diciamo, delle figure specialistiche che nei confronti delle figure manageriali, anche nell'ottica di creare un contesto più dinamico che possa essere particolarmente accattivante per i cosiddetti talenti, in modo tale da attrarli e in modo tale da mantenerli, diciamo, di mantenerli diciamo, nell'amministrazione. Vedo che ci sono problemi di audio e purtroppo non so come potrei Guarda, Valentina, ti abbiamo intervenire. sentito un pochino bassa, cioè di fatto si sentiva, la tua voce arrivava, però diciamo rispetto alla media del volume degli interventi precedenti, mi auguro dei successivi, eri un po' più bassa, però si sentiva, insomma ci è arrivato tutto, non preoccuparti. Sì, ok, mi spiace, ma purtroppo non so come eventualmente posso intervenire. Comunque, diciamo, provo a avvicinarmi ulteriormente e chiudo rapidamente l'intervento in modo tale anche da dare lo spazio agli interventi successivi. Ovviamente le priorità, le linee di intervento le abbiamo illustrate, come stiamo lavorando rispetto al piano operativo. Sicuramente il piano operativo presenta una serie di
diciamo, di interventi che sono primariamente promossi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, quindi dal Ministro della Pubblica Amministrazione. Parlo in particolare dell'iniziativa che ormai sta andando verso il consolidamento sulle competenze digitali per la PA, quindi l'iniziativa di individuazione dei fabbisogni formativi e della presentazione di una formazione che sia mirata per le esigenze dei dipendenti pubblici. Attraverso la piattaforma Competenze Digitali per la PA, raggiungibile appunto dal sito competenzedigitali.gov.it. Altre iniziative, dicevamo prima, rispetto al percorso di reclutamento, ovviamente queste si affiancano a una serie di interventi promossi dagli altri interlocutori chiave, parlo in primo luogo della SNA, ma anche dell'Agido, delle regioni, dello stesso Ministero dell'Innovazione rispetto alle figure che sono diciamo più propriamente specialistiche, e ovviamente la necessità appunto di dare spazio a forme di collaborazione sempre più strette con il settore dell'università. Diciamo, queste sono le linee che vedrete, diciamo, sviluppate nel dettaglio nel piano operativo, e ovviamente molto interesse c'è rispetto agli esiti della consultazione pubblica, perché ovviamente interessa verificare che ci sia una convergenza, diciamo, di quello che è rispetto all'approccio promosso, e ovviamente delle proposte di intervento complementari che vadano ad integrare e ampliare quello che è il quadro che è stato definito, sempre con un occhio a verificare quella che poi è la fattibilità economica delle iniziative proposte. Grazie. Valentina, grazie a te. Ne ha accennato Valentina, insomma, quindi ci ritorno un attimo. Effettivamente ci sono stati qualche, cioè il volume di Valentina è un po' più basso rispetto a quello degli altri relatori. Nel caso chi non è riuscito a sentire benissimo, vi consiglio di provare a riascoltare la registrazione. Come dicevamo prima, verrà pubblicata a breve, nell'arco di questo pomeriggio, sia sulla pagina Eventi PA che sulla pagina che apre la consultazione, di cui parleremo insieme tra un pochino, in maniera da lì dovreste sentire decisamente meglio rispetto a come vi è arrivato l'audio. Adesso lo dico per chi dovesse essere arrivato male. A questo punto passerei all'intervento successivo, quello di Nicola Mazzocca, a cui chiederei di aprire la sua webcam e il suo microfono. Nel frattempo io vi confesso che le slide erano in sequenza, così come arrivavano i relatori. La slide dovrebbe essere questa. Nicola, torno a chiederti se puoi aprire la tua webcam e il tuo microfono. Sento. Sì. Buongiorno Sì, ti sentiamo. a E tutti. adesso ti vediamo anche con questo Sperando che il secondo account. collegamento mantenga perché è molto ballerino. Io però. Innanzitutto ringrazio per l'invito, almeno questo riesco a farlo. E quindi comincio il mio intervento. Gli assi di intervento, mi chiamo, sono Nicola Mazzocca, sono un professore universitario, intervengo come consigliere del ministro per l'università e la ricerca. I due assi su cui noi abbiamo in qualche modo operato, sono quello lì ovviamente della formazione e quello lì delle competenze specialistiche. Avete ovviamente potuto capire che tutta questa strategia è un continuo. Mi sa ci sia qualche problema di connessione. Allora, in regia Gianluca ha provato a ridurre la qualità del video, ma mi pare che non si sentisse ugualmente. Io vedo Nicola connesso, vedo il suo microfono aperto. Però temo che non si senta. Se
Sì, ma audio e video sono bloccati, ci dite dalla chat, effettivamente. Ma a questo punto direi di far scalare l'intervento di Nicola, ci riproviamo tra un attimo. Chiederei ad Erika se è possibile aprire il suo microfono, la sua webcam e partire con il suo intervento a questo punto. Perfetto, vedo che Erika Ok, sta per... ci Perfetto. sono? Mi Ti sentite? vediamo. Ti sentiamo. Ok, mi sentite Perfetto, anche? sì, ma te la parola. Ok. Sì, ti sentiamo forte e chiaro, grazie. Allora, aspetta che scorro le slide così arrivo a quelle mie. Ok, questa qui. Allora, per quanto riguarda, io vi voglio parlare oggi. Allora, innanzitutto, buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti così numerosi. Allora, per quanto riguarda l'asse di intervento dei cittadini, come abbiamo ragionato, sicuramente la strategia, così come il piano operativo attualmente in fase di elaborazione, punta a potenziare quelle che sono le competenze digitali dei cittadini, necessarie per consentire loro il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza, tra cui anche ovviamente la fruizione dei servizi online che oggi sono particolarmente importanti, oltre che a garantire loro la partecipazione attiva e consapevole al dialogo democratico. Da dove siamo partiti nello sviluppare questa strategia ed oggi anche il piano operativo che poi attuerà questa strategia? Dai dati, quelli che accennava Nello all'inizio, dalla situazione attuale, dai dati di fatto rilevati dal Istat nel 2019, oggi immaginiamo che la situazione sia migliorata, però ovviamente il punto di partenza è stato quello, che sicuramente rilevano per il nostro paese una situazione particolarmente critica. Sappiamo infatti che il livello di competenze digitali nel nostro paese è basso. Per quanto riguarda la popolazione in età lavorativa, quindi nella fascia di età tra 16 e 74 anni, il 58% della popolazione, quindi 26 milioni di cittadini, posseggono competenze digitali al di sotto del livello di base e anche quelli che le posseggono a un livello di base presentano una distribuzione non uniforme per livello di età. Quindi si va da fasce di popolazione del 67% nell'ambito della fascia tra 20 e 24 anni, quindi più giovani, ad un minimo del 15% nella fascia 65-74 anni. Per quanto riguarda la popolazione dei laureati, solo il 52% presenta competenze digitali avanzate. E anche l'accesso ad internet è molto più basso rispetto alla media europea. Nei 3 mesi precedenti l'indagine, circa il 70% della popolazione aveva avuto accesso ad internet in maniera sporadica e solo il 54% vi accedeva quotidianamente, con una differenza anche a livello territoriale, ovviamente più avanti il centro-nord, più indietro il mezzogiorno. Giorno Sud Italia. Esiste nell'accesso ad internet anche un divario di genere a favore degli uomini, 72% contro il 64%, un divario che per fortuna si va riducendo man mano che si scende con l'età, si attenua al di sotto dei 44 anni e si azzera completamente tra gli under 19. Per quanto riguarda i servizi che vengono in genere utilizzati, i servizi online che vengono utilizzati, la fanno da padrone sicuramente i servizi di messaggistica e di videochiamate che superano il 90%, resta invece al di sotto del 50% l'utilizzo dei servizi bancari e dei servizi di pagamento e al di sotto del 30% addirittura l'utilizzo dei servizi messi a disposizione dei cittadini da parte della pubblica amministrazione. Quindi questo è stato il contesto dal quale siamo partiti e l'analisi di questi dati ci ha portato a definire 3 fronti prioritari di intervento. Quindi bisogna sicuramente garantire l'accesso ad internet a tutti i cittadini in età lavorativa con competenze digitali scarse o nulle e basso livello di istruzione. Bisogna favorire l'alfabetizzazione digitale della popolazione in età lavorativa che già utilizza internet e bisogna garantire l'inclusione digitale soprattutto per quelle categorie svantaggiate in genere con un basso livello di istruzione. Come abbiamo pensato di indirizzare queste priorità? Mettendo in campo degli interventi, interventi in parte nuovi, ma interventi che sicuramente puntano a fare sistema, a fare rete di quelli che sono le tante iniziative che già sono sviluppate, diciamo, su tutto il territorio nazionale e molte delle quali aderiscono anche alla coalizione nazionale di Repubblica Digitale, che oggi hanno un carattere sporadico, isolato e comunque legato
alle peculiarità del territorio. Tutti questi interventi rientrano di fatto in cinque percorsi, cinque linee di intervento. Il percorso formativo per gli adulti all'interno delle istruzioni scolastiche, che si poggerà soprattutto sulle attività svolte nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, i percorsi formativi nel circuito educativo non formale, che prevedono l'utilizzo di piattaforme di apprendimento online che possano accompagnare la crescita delle competenze digitali, il percorso formativo della strada, quindi basato sul ruolo che possono svolgere i quartieri, le comunità locali, le biblioteche, in modo tale da creare una rete di punti di facilitazione digitale, i percorsi di comunicazione continua, basati soprattutto su un presupposto, quello che è necessario per sostenere lo sviluppo dei processi di alfabetizzazione e sensibilizzazione, accompagnare questi processi con una comunicazione continua, anche supportata dai mass media. E poi ci sono i percorsi per l'inclusione digitale che vanno a supportare quei gruppi sociali più svantaggiati, favorendo la diffusione di strumenti, diciamo, più ampi, di più ampia diffusione e facile fruizione come la radio e la televisione. In questo ambito, sicuramente faccio accenno a due iniziative. A mero titolo esemplificativo ce ne sono tante altre, perché come diceva anche Nello prima, c'è il pieno coinvolgimento di tutti gli enti che operano sul territorio. Quindi faccio accenno a due iniziative che con il Ministro e con il Dipartimento per la trasformazione digitale stiamo portando avanti e stiamo avviando. La realizzazione di una palestra digitale, ovvero di un ambiente che verrà messo a disposizione dei cittadini, che avranno la possibilità di autovalutare le proprie competenze e verranno accompagnati in un percorso di crescita di queste competenze digitali, e all'interno del quale verrà messa a disposizione anche un'agenda degli eventi sul territorio, proprio per favorire la partecipazione dei cittadini a tutte quelle iniziative che vengono svolte a livello, locale. E poi il servizio civile digitale, che verrà attivato mediante la stipula di un protocollo d'intesa tra il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione e il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, che vedrà coinvolti più di 1.000 volontari, che opportunamente formati andranno a svolgere un ruolo di facilitatori digitali per diffondere appunto le competenze digitali e soprattutto l'uso dei servizi messi a disposizione dei cittadini da parte della pubblica amministrazione. Con queste iniziative cosa vogliamo ottenere? Puntiamo ad ottenere, a garantire un aumento dei cittadini, della cittadinanza attiva, ma anche dei cittadini più svantaggiati, degli individui più svantaggiati, che abbiano almeno competenze digitali di base. E poi sicuramente un incremento nell'utilizzo di Internet. In particolare, come dimostrano i numeri evidenziati in questa slide, entro il 2025 quali sono gli obiettivi che ci prefissiamo di raggiungere? Portare ad almeno il 70% i cittadini che hanno competenze digitali almeno di base, quindi comportando una riduzione del 50% dell'attuale popolazione a rischio di esclusione digitale. Portare ad almeno il 44% i cittadini con competenze digitali avanzate, quindi garantire un incremento del 100% rispetto al valore attuale e poi portare ad una soglia del 50% i cittadini che utilizzano servizi digitali pubblici con alta interazione ed oggi sappiamo che il DESI per il 2020 indica per l'Italia un valore del 14% rispetto alla media europea del 38%. Io ho finito anche in anticipo rispetto al tempo previsto. Erika, sì, grazie mille. Grazie mille, sei stata puntualissima, grazie ancora. Ne approfitto per dirvi che effettivamente Nicola Mazzocca non riesce ad esserci, ha dei problemi di connessione in facoltà lì dove si trova adesso, quindi interviene Nello sulla sua parte, ci racconta brevemente, fa una piccola sintesi di quello che sarebbe stato l'intervento di Nicola Mazzocca. A te, Nello. Molto, molto in sintesi, sia perché siamo arrivati appunto alle 13:07, sia perché ovviamente sarebbe stato Nicola Mazzocca a poter darci un quadro più ampio. Diciamo che l'asse di intervento sulla formazione superiore
è quello all'interno del ciclo di istruzione e formazione superiore che si focalizza in particolar modo sugli interventi per l'università, che sono interventi che tendono a dare appunto un ambito, un quadro complessivo che permette di mettere in relazione tutto ciò che viene dal percorso scolastico e dall'altra parte con una forte integrazione con il mondo del lavoro. E quindi la chiave che viene diciamo, sottolineata nelle linee di intervento sulla della formazione superiore è proprio quella della rete che si deve creare per poter fornire effettivamente, per poter fare in modo che ci siano le competenze sufficienti e necessarie per un'azione attiva da parte appunto dei giovani nel mondo del lavoro e quindi riuscire a far sì che siano effettivamente protagonisti nella realizzazione dei nuovi mercati, dei nuovi lavori e delle nuove professioni. Per fare questo ci sono degli interventi che vedrete nelle linee dettagliate all'interno del documento di strategia che potete scaricare appunto dal sito della consultazione, in cui si cerca di rafforzare anche dal punto di vista della ricerca, del capitale umano, l'università, dando anche la possibilità che in tutti i corsi ci siano le sufficienti competenze, fornite le sufficienti competenze digitali che servono appunto in tutti i lavori. E quindi diciamo c'è un intervento che è globale, organico e mette in rete appunto i diversi percorsi proprio per dare una logica di continuità rispetto ai percorsi inseriti. L'altro asse di intervento di cui avrebbe parlato Nicola Mazzocchi, che è stato sviluppato insieme tra Ministero Università e Ricerca e Ministero Sviluppo Economico, è quello relativo alle competenze specialistiche ICT. Su questo l'Italia ha un grosso divario, un grosso gap che deve essere colmato appunto riuscendo a mettere insieme le migliori risorse che vengono non soltanto dal percorso scolastico collegando l'università e l'impresa, ma anche mettendo insieme tutte le energie degli enti di ricerca. Quindi fare in modo che effettivamente l'impatto che si può avere per sostenere sempre di più un incremento dei laureati in ICT, nelle materie STEM in generale, e dando ovviamente un'attenzione particolare anche alla parità di genere rispetto anche ai percorsi che possono che devono essere percorsi anche dalle donne e dalle ragazze, è una cosa fondamentale. Anche qui la logica su cui si ragiona è quella della rete e quindi della messa in comunicazione delle diverse competenze, delle diverse iniziative che si sono sviluppate. Anche qui cercando di mettere a sistema tutto ciò che è già partito sperimentalmente su diversi ambiti. Non so se Gianfranco ci sono domande particolari a cui No, direi che a rispondere, questo punto altrimenti ti possiamo. lasciamo Sì, concludere guarda, la parte di consultazione. direi che possiamo arrivarci all'intervento conclusivo, che è appunto, come vi accennavo all'inizio, il mio. Vi tengo compagnia, davvero cerco di andare rapidissimo per qualche altro minuto, e soprattutto per raccontarvi la consultazione, nel senso che questo webinar serviva anche, cioè, oltre ad essere un'occasione per raccontare il tema
delle competenze digitali, visto attraverso la strategia e i piani operativi e i singoli assi attraverso cui verrà implementato. Era anche occasione per dare partenza, per dare il via, in realtà è partita ieri, ma insomma la rilanciamo oggi, la consultazione sulla strategia nazionale competenze digitali. Ne accennavamo nell'introduzione di questo webinar, ne ve lo raccontava anche Anello nel suo primo intervento. Quindi avevamo pensato potesse essere utile, proprio a proposito del lancio della consultazione, dare un'occhiata a come funziona davvero molto rapidamente. Innanzitutto la consultazione viene sulla piattaforma Partecipa, che è una piattaforma mantenuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica insieme al Dipartimento Riforme Istituzionali. Fa parte, l'indirizzo della piattaforma è questo qui, è da partecipa.gov.it. Rientra nell'ambito più ampio della partecipazione dell'Italia ad Open Government Partnership. In particolare è un asse, è uno dei 10 assi su cui si implementa la strategia Open il piano d'azione Open Government Partnership in Italia. E andando rapidamente ripeto, verso la conclusione, giusto per darvi un'idea più precisa di come effettivamente si fa a partecipare, questo è il link della consultazione. Questa è la pagina principale. Come vi accennavo più volte, da questo pomeriggio su questa stessa pagina troverete la registrazione di questo webinar embeddato nella pagina stessa. Qui ci sono tutte le informazioni che servono per partecipare. In questo box che trovate presente nell'homepage della consultazione potete vedere le fasi su cui si struttura e uno dei passaggi della presentazione iniziale di Danilo Iacono di oggi, cioè i contributi che arriveranno nella prima di qui fino alla fine del mese. Saranno oggetto di un approfondimento attraverso un report intermedio della consultazione che poi servirà ad alimentare il piano operativo, ma la consultazione in sé dura fino alla metà di gennaio del prossimo anno. La consultazione avviene attraverso le proposte, quindi tutti gli utenti che vogliono partecipare possono dare il proprio contributo inserendo una proposta. Lo si fa da questa pagina, da questo tab posto accanto alla pagina del processo, quindi all'home page della consultazione. Una volta arrivati su questa pagina, per inserire una proposta basta cliccare sul tasto Inserisci una nuova proposta. Chiaramente, se siano utenti già registrati sulla piattaforma Partecipa, è automatico, cioè si passa direttamente alla fase di compilazione. Nel caso in cui non si avesse un account, è necessario fare un ulteriore passaggio, che è quello proprio della registrazione utente. Ci vogliono 2 minuti e mezzo, sono proprio 4 campi essenziali. E quindi a quel punto si può tornare a compilare la proposta, che avviene secondo una forma, secondo degli step, così come vedete in questa pagina. Una volta pubblicata, la proposta di un utente assume questa forma, cioè c'è un titolo, è attribuita al nome che l'utente ha scelto in fase di registrazione, una data, è possibile chiaramente leggere la proposta, votarla, così come è possibile commentarla. Questa è un'ottima ragione per cui potrebbe aver senso, nel momento in cui si vuole contribuire a questa consultazione, andare a leggere le proposte che già sono arrivate. Nel momento in cui si inserisce una proposta, nel momento in cui si leggono le proposte già arrivate, è possibile clusterizzarla secondo gli assi di intervento che sono stati presentati oggi nel corso di questo webinar. Io credo di avervi più o meno detto tutto, quindi rilancio, insomma, i primi giorni della consultazione, di qui fino alla fine del mese. Le prossime 2 settimane possono essere un ottimo momento per iniziare a inserire le proprie proposte, quindi per fare una valutazione che i colleghi del DIT, Nello e le persone che avete visto coinvolte nel webinar di oggi si prenderanno tempo per leggere, per valutare e quindi farle diventare parte del piano operativo. Quindi davvero a disposizione di tutti la possibilità di partecipare. Questi sono i miei contatti, direi che possiamo avviarci verso la chiusura sforando di qualche minuto. Mi volevo davvero prendere 2 minuti per dirvi che effettivamente c'è stato qualche problema di audio e di connessione nel corso di questo webinar. Avevamo molti relatori, quindi per la legge dei grandi numeri aumentano le possibilità di incappare in qualche problema tecnico. Mi auguro che non abbiano pesato troppo sui contenuti che erano molto interessanti del webinar di oggi. E rinnovo quello che vi dicevo prima, cioè il webinar lo trovate integralmente,
sia sulla piattaforma Partecipa, in particolare sul home page della consultazione sulla strategia per le competenze digitali, così come lo trovate sulla piattaforma Eventi.pa, dalla stessa pagina in cui vi siete iscritti. In quel caso i problemi audio-video dovrebbero essere decisamente ridotti, perché è una registrazione e quindi fa base sui dati della piattaforma e dovrebbe arrivare un po' più pulita. Ne approfitto anche per dirvi che certamente le slide, quelle che avete visto proiettate adesso, quelle usate dai relatori nella prima parte del webinar, sono disponibili sempre sulla stessa pagina. Siete stati tantissimi, ci fa particolarmente piacere che il tema delle competenze digitali continui a essere molto seguito, molto apprezzato. Credo che oggi ci sia avuto un picco di 400 partecipanti, che davvero è decisamente notevole, quindi davvero ancora grazie a tutti voi, grazie a tutti i relatori di oggi, grazie a Nello che si è preso cura di tutta l'organizzazione di questo webinar e di questa consultazione. Non mi resta che rilanciare la possibilità da parte davvero di chiunque di contribuire alla definizione della strategia, del piano operativo sulle competenze digitali attraverso la consultazione che stiamo promuovendo oggi. A questo punto arrivederci, grazie ancora, buon pranzo a tutti e alla prossima.